Come nasce un commediante? Da qual pancia e qual intelletto può mai mettere al mondo un tal congegno da scena? Stavo lavorando attorno a un'idea sulla musica al tempo della commedia dell'arte e cercavo un pretesto per legare queste musiche. Si è pensato di scrivere una cosa nuova che non è né un concerto né uno spettacolo vero e proprio. Ho preso a pretesto la figura di Francesco Andreini, che è stato uno dei più grandi attori e capocomici. E all'età perfetta di 30 anni entrai nella vera, nella superba, unica, la compagnia dei gelosi che inventarono e fecero nascere lo vero teatro, la commedia dell'arte. Per un pubblico anche straniero che magari non conosce bene la commedia dell'arte, fosse un po' esaustivo, un excursus attraverso i vari caratteri. I servitori! Ah, che vita grama! Dei scovassi, sove gli uccchia in Venezia, pur lavore, erbo, travaiemo, chi non mi ci ha scappato in del film, il bastuna e il capur! Sarà tutto, metto sul fuoco e... Per poi finire con Isabella, che era una sorta di star dell'epoca, la moglie di Francesco Andreini. Le musiche le abbiamo raccolte in Europa e quindi c'erano musiche francesi, musiche italiane, musiche tedesche, musiche inglesi. Io me soy il capitan Matamoro de Spagna! A Catalunya, Catalogna, radice russo di Chioggia. Isabella, se mai un nome dovesse trasportar significanza, Isabella li raccoglierebbe tutti in prima istanza. Bella d'aspetto e ricca di talento, colmò le scene e il cor d'ogni uomo d'intelletto. Di lei si innamorarono plebaglie e gran sovrani, dame e cavalier con fare piratesco, ma tra le braccia sue vicino al cuore suo c'ero io, Francesco. Comunque il piacere nel pubblico dell'ascolto di una musica raffinata e colta, allo stesso tempo c'è un divertimento pieno.